l'indagine di Vaux aveva evidenziato due cose fondamentali. Primo, che la frequenza, la percentuale degli infetti era del 3%, e questo è stato sottovalutato completamente. Guardi che il 3% su scala nazionale fa 1,5 milioni. Quindi che in un paesino del Veneto ci fosse una percentuale così alta chiaramente è sfuggito all'attenzione. Poi, il secondo punto è che il 45% di queste persone erano completamente sintomatiche, quindi non erano presintomatiche, perché poi noi abbiamo fatto una cosa che non ha fatto nessuno, abbiamo fatto un secondo campionamento 9 giorni dopo, e queste persone che prima erano asintomatiche sono guarite ed altre sono rimaste asintomatiche e infette. Quindi non è assolutamente vero che chiunque diventa positivo e asintomatico poi sviluppa la malattia, e noi abbiamo sempre detto fin dall'inizio non possiamo credere che non se ne siano accorti i cinesi, perché questo è un fenomeno talmente macroscopico che ci ha lasciato a bocca aperta. Cioè non ce l'hanno detto, lei dice, scusi, non ci hanno avvisato? Guardi, posso dire una cosa, io non credo a nulla di quello che dicono. Hanno mentito all'inizio e hanno continuato a mentire, perché se ci avessero detto che c'erano gli asintomatici, ma che avremmo fatto quella sceneggiata delle temperature agli aeroporti? Avremmo bloccato tutto. O se venivi dalla Cina ti facevi 14 giorni in quarantena e ti stavamo ogni 2-3 giorni. Cambia completamente la cosa. Scusi, c'era lei che lo diceva, però mi ricordo di aver avuto qui, in epoca non sospetta, anche il professor Burioni, che insisteva anche lui sulla questione degli asintomatici. Perché non è stata accolta questa vostra richiesta di voi esperti, secondo lei? Perché i tamponi non erano abbastanza? Oppure le mascherine, prima parlavamo col professor Ricolfi, adesso ci ritorniamo, le mascherine non erano abbastanza, tant'è vero che molti errori sono stati commessi proprio a livello ospedaliero, proprio a livello di medici che si sono infettati o di infermieri che sono rimasti infettati per una carenza di attenzione. Guardi, dottor Spezia, mi permetta di chiarire questa cosa. Sì. I medici sono stati mandati al massacro sulla base di direttive fondamentalmente sbagliate, perché gli ospedali si sono infettati nella settimana dal 20 al 29 febbraio per la semplice ragione perché le direttive ministeriali non prevedevano che le persone che presentassero una sintomatologia tipo Covid facessero il test a meno che non avessero il criterio epidemiologico, cioè che fossero stati in Cina o in contatto con un ammalato. Guardi che questa direttiva, che poi tra le altre cose è dell'OMS, era fondamentalmente sbagliata e ancora la difendono. E ancora la difendono. Senta, lei che ne pensa di tutti questi non asintomatici, ma fortemente sintomatici che si curano in casa e si devono curare in casa, vista la scarsità di posti negli ospedali? Guardi, questa è un'altra disgrazia tutta italiana, che è responsabile anche dell'andamento così lento della caduta della curva, perché noi abbiamo, guardi, consideri, i casi stimati in Italia di infetti saranno tra i 400.000 e i 700.000, stanno a casa. Ora, la probabilità di un familiare di infettarsi, e questa l'abbiamo calcolata senza ombra di dubbio, è di 250 volte superiore a una persona che non ha un infetto in casa. Quindi significa che noi abbiamo creato in ogni casa dove c'è un infetto un piccolo incubatore. Non hanno scampo le persone che stanno in casa con un infetto, glielo garantisco. Quindi gli infetti che stanno abbastanza bene o asintomatici o con pochi sintomi dovrebbero essere spostati e messi in strutture. Però, tipo però anche qui io abbiamo vuoti. Le faccio questa obiezione perché abbiamo avuto il ministro della Sanità, della Salute, Sileri, ospite, proprio un paio di 2-3 giorni fa, che ha avuto il Covid-19, ha trascorso la malattia in casa, con la famiglia, è un professore anche lui, è un medico, quindi sa come comportarsi, separando le stanze, vivendo, facendo vite separate, non entrando mai in contatto, ha preservato la famiglia. Lei sostiene che è un colpo di fortuna in questo caso? No, io penso che è un privilegiato che non debba estendere la tua esperienza ad altri, perché c'ha la cultura per in qualche modo prevenirsi, e poi perché giustamente, come ha detto lui, c'aveva due stanze e due bagni separati. Chi ce l'ha in casa un privilegio del genere, che magari con 4-5 persone, nonni, zii e figli, ma mica tutte le famiglie italiane vivono così, eh?